Ciao a tutti e benvenuti da Luca nel canale Lu77. Quest'oggi ci troviamo in Mordau, gioco di combattimento medievale, nella mappa Camp per una modalità frontline, nonché conquista. Andiamo. Il nostro fanfulla da Lodi è l'attacco. Siamo con i rossi, il server ha ritardato a farci partire e hanno già conquistato una base senza che possiamo raccogliere i punti, mannaggia della conquista. 1 milione di copie vendute già e forse i server hanno bisogno di una sistemata perché si vedono i primi segni di lag. Abbiamo iniziato con la classe del fuochista, che reputo molto utile nelle conquiste, nelle difese delle basi. Mi piace giocare con un senso e non solo per fare le kill. Questa modalità conquista, chiamata frontline in questo gioco, ha degli obiettivi, ha un senso, bisogna conquistare, difendere gli obiettivi, basta fino a conquistare tutta la mappa e schiacciare l'avversario nel suo spawn. Non è solo riempire il tabellone di kill. Per questa ragione ha senso barrare le strade. Ai 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 ai. Dicevo che per questa ragione ha senso sbarrare le strade, le vie di passaggio con il fuoco, con altri stratagemmi. Per dare fastidio e permettere a tutta la squadra di portare a compimento gli obiettivi di ogni singolo spawn, sì, di ogni singola. Bandierina della mappa, perché ce n'è. Per esempio, qui dobbiamo prendere questo carro, come vedete lo stanno spingendo i nostri. Dobbiamo prendere questo carro e portarlo nei pressi dell'entrata. È carico di esplosivo. Guarda qui tutti in fila, se riusciamo facciamo uno spiedino. Ci hanno preso, ci hanno preso, ci hanno preso. Caduta la bomba. Ah, non molla, eh? Non molla. Hanno fatto dei danni ai nostri compagni anche. Ah, come ci ammazzano? Poi il cavallo questo qui. Di lì dovevano passare da quel lato del carro e ora non possono. Sono obbligati a passare solo dall'altra parte. Quindi anche per un nostro eventuale arciere, per chi volete. Mannaggia, sono caduto qua dentro. E muoiono. Ostia, cavaliere, l'ho visto. Stavo schiacciando il tasto per abbassarsi, ma ha fatto prima lui. Quando ti caricano,
mettono l'arma all'altezza più o meno del busto o della testa e se ti abbassi riesci a evitare il colpo, nella maggior parte dei casi. Chiaro che se non ti abbassi la vediamo. Un blu, questo era un blu. Scappa! All'attacco! Ehi, che ti succede? Mamma mia, questo è balestra. Osti. Ehi, sono arrivati, stanno passando. Bisogna respingerli. E il fuoco che potenza, va. Un sacco di punti e blocca il passaggio. È utile sotto tutti gli aspetti. Guarda un blu questo qua che va. Se lo ammazziamo con un cacciatore. Sì, vedi che vanno indietro. Aiuta, aiuta, nascono i tuoi compagni, tornano qui, facciamo superiorità numerica. E lui non è riuscito a entrare. Siamo 300 punti, 250 punti avanti. E manteniamo una base in più. Ostia, un blu questo qua. Che delirio. Andiamo a vedere la scena se non ci spara un arciere dall'alto. Ah, che pipa. Ostia, un cavallo. Che senso ha che stai perdendo la partita e tu vai con il cavallo a ammazzare gente in maniera casuale e alla fine della partita hai fatto 2 kill, prendi un po' di punti, esperienza, ti cresce il pupazzo, ma non sei servito a niente. Il nemico sta catturando derive, adesso ti faccio vedere quanto sta qui il nemico in derive. Se vuole catturare, finisce arrosto. Ah, è venuto fino a qua. Grav Kotansky.
La spada del boia. Adesso speriamo che i nostri rossi non siano tanto pipa da andare in giro a fare le kill solitarie, ma vadano a conquistare la base per persa. No! L'ho visto arrivare. C'è stata una votazione per espellere uno, speriamo che fosse uno a cavallo. Io ho votato sì. Ah, i nostri conquistano. Ci devo essere anch'io. Qui non si entra. Ah, cazzo, le frecce, muoviti. Ah, mi ha tirato il fuoco. Catturato, molto bene. .878, 1260 punti, non è un granché in questa partita. Frecce da tutte le parti. Dai. Non è chiaro dove siano i blu, non è chiaro. Dove tiro il fuoco? Là. Adesso attaccano da qui da destra. Oh, aiuto! Questi, vedi, da ogni modo c'è molto individualismo, perché tutti adesso stavano attaccando verso sinistra e noi siamo invasi da destra. Se ne fregano altamente di vedere che cosa succeda nella mappa. Obiettivo loro è andare a ammazzare qualcuno, fare la kill e basta. Allora giochiamo al deathmatch, no? Ho visto più solidarietà nei team deathmatch, deathmatch a squadre, che dentro questa qui, che dovrebbe essere la mappa dove devi fare le cose di gruppo. Ok, che non siamo in microfono tutti quanti, però basta guardarsi in giro, no? Voglio dire, ognuno gioca come gli piace. Meglio che ce ne andiamo, meglio che ce ne andiamo. Bene, bene, bene. Ad ogni modo, siamo 400 punti davanti. Questo non molla, eh. Abbiamo perso la bomba, la terza che avevamo, quando abbiamo preso questa cartella. Ucciso.
di 32 ne metti 5 o 6 tirando il fuoco e vai a vincere la partita sì o sì. Lì c'è un azzurro che va da solo per mettersi a tirare le frecce da dietro di noi, guardalo. Guarda cosa fa. Senza armatura, molto rapido, uno stile che conosco. Ucciso un compagno e il fuoco ha i suoi lati negativi. Settantasette li abbiamo disintegrati, 550 a 77. Ostia, la catapulta questa qua. Una martellata. 18 punti i nostri amici, 17, 15. 500 abbiamo disintegrati. Per non essere assolutamente capaci di giocare una modalità conquista e divertirsi a fare le kill come se fosse un deathmatch. Grande fanfulla da Lodi Piromane. E anche questo video è arrivato alla sua fine, ti ringrazio per averlo visto tutto, se ti è piaciuto metti un bel like, se ancora non ti sei iscritto iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le novità e ci vediamo presto per i prossimi video di Mordao. Ciao!